Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video cosa voglio fare? Allora, voglio fare, diciamo, un video dove vi spiego con la nuova versione di Xcode, come crearci un provisioning profile su developer.apple.com. Ovviamente dovete essere registrati all'Apple Developer Program e vedere appunto come testare le nostre applicazioni su iPhone e come inviarle ad Apple. Quindi lo farò in due parti, la prima per vedere come si testano e la seconda come inviarle ad Apple. Allora, andiamo su Safari, vediamo se c'è qualche novità su iPad 2, perché tra 4 giorni esce. Ma sempre avvisatemi, volevo preordinarlo, vabbè. Comunque, andiamo a noi. Andiamo a developer. No, senza che ci scrivo tutto. Developer.apple.com. Ovviamente io faccio la versione registrata, quindi dovete pagare quei 79 euro all'anno. Scaricate Xcode 4, effettuate il login con il vostro account, entriamo nel Provisioning Portal, iOS Provisioning Portal, e qui possiamo andare a certificati. Io già ho un certificato mio, ci andiamo a creare questi due certificati, uno per il development e un distribution. Mamma, qui c'è qualcuno che entra nella rete. Perché che dice? Perché mi dice che un altro indirizzo IP sta utilizzando la nostra rete. E dai, perché non va? Ecco qua. Dobbiamo proteggerlo assolutamente. Sì, dobbiamo farlo. Oh, ieri ho preso il scatolino che ho appeso il quadro in camera di Mattia con i chiodi d'acciaio, ma non ci sta più. No, non so, vabbè. Comunque, ragazzi, andiamo su accesso portachiavi, programma. Accesso portachiavi. E qui andremo a vedere. Cliccheremo su login. E andremo su accesso portachiavi, sì, assistente certificato, crea un certificato, no scusatemi, richiede un certificato da un'autorità di certificazione. Mettiamo la nostra password, il nostro nome, indirizzo email che non serve, perché dobbiamo scrivere lascia che sia io a specificare le informazioni, copia di chiave. E mettiamo invece delle email, inviate email alla CA qua, che non so neanche cos'è, mettiamo registra sul disco. Continuiamo, lo salviamo, lasciamo queste impostazioni di default, continua, fine. E ti dice che il certificato è stato richiesto. Vi arriverà un'email brevissimo in cui vi dirà che il certificato è attivo. È praticamente quasi simultanea. Adesso cancello e andiamo allora sul sito della Apple Developer. Andiamo a certificati e iniziamo a crearci il certificato development. Cliccheremo su add certificate e selezioneremo e sceglieremo il dove abbiamo salvato il certificato adesso da accesso portachiavi, sceglieremo quello. Ci servirà quello. E poi distribution faremo lo stesso. Ci scaricheremo. Allora, ricaricheremo la pagina e ci apparirà il tastino download. Ci riscaricheremo così che dopo averli scaricati facciamo apri con portachiavi. Così poi da avere si vedono i vostri due contratti, uno development e uno distribution. Continuiamo e andiamo sul device. I device, allora qui aggiungeremo massimo 100 device, possiamo aggiungere,
dove le nostre app devono funzionare. Quindi andiamo su Add Device, ad esempio faccio, io ho l'iPod e l'iPhone di mia mamma, però adesso dato che cioè, mi comprerò l'iPad 2 tra pochi giorni, ne arriverà e quindi cioè, aggiungerò anche il mio iPad. A Device Name dobbiamo scrivere, ad esempio, iPod di, no, iPad, ad esempio, iPad di Tiziano. Device ID lo troveremo nella parte in apriremo Xcode, abbiamo questa e andiamo su Organizer. Device, cliccheremo sul nostro device e ci apparirà un identifier, no, ID, sì, mi sembra identifier ID. Lo capite perché è una scritta tutta composta da numeri e scritte un po' strane su 40 caratteri e li incolleremo qui. Cancelliamo perché. Ora l'APD è la cosa che più dobbiamo creare bene perché se no non potremo appunto diciamo non la possiamo diciamo, inserire nel nostro, non possiamo provare la nostra app su un device reale. I tastini enabled vuol dire che sono attivi, quindi li possiamo provare sul nostro device. Io ce n'ho un sacco perché ho fatto un sacco di prove fino a che ho trovato il modo giusto per scrivere il nostro APD. La description non deve essere di una parola, ma deve essere di più parole, se no non ve lo accetta. Quindi mettiamo app per disegnare su una lavagna. Generate new e qui nell'ultima parte dovremmo scrivere com. Il device che avevamo prima aggiunto, che era ad esempio io avevo messo iPad di Tiziano, dobbiamo scrivere tutto attaccato, quindi iPad di poi Tiziano Grande, Tiziano, iPad di Tiziano, punto il nome dell'app che dobbiamo provare sul device. Questa, l'app ID va creata per ogni app, e anche il provisioning che andremo a creare adesso, va creata per ogni app un'app ID diversa. Quindi ad esempio questa app la chiamo iBlock. Board. iBlock Board. La metto reale perché questo mi servirà davvero, quindi iPad, mettiamo iPhone di Emilia Corsi di Emilia, ok, e facciamo submit. Ce lo sta generando. Ora, ecco qui la nostra APD, questa qui app per l'app che disegni sulla lavagna, enabled, ed è attivo. Ora, un altro passo è andare al provisioning. Allora, i provisioning profile cosa sono? Sono dei profili che si installano sul device che dicono che, tu le puoi, che queste app si possono installare. E quindi io le ho create per ogni, per, io ho creato per ogni app che sviluppo iBaby Einstein Development, iBrush Development, iLavagna Development, iWall Development. Sono tutte quelle cose, quei provisioning profile che mi dicono che queste applicazioni si chiamano iBaby Einstein, iBrush, iLavagna, iWall, si possono provare sul mio device. Quindi ne creeremo due, uno per il development e uno per il distribution che ci dice che noi abbiamo un profilo che ci permette di collegarci all'App Store e di inviare le nostre applicazioni. Allora, quindi creiamo un new profile, new profile, scusatemi. Profile name deve essere sempre il nome dell'applicazione, quindi nel mio caso iBlock Board. Poi trattino basso development. Certificato che abbiamo aggiunto prima, è l'unico praticamente, quindi dobbiamo cliccare lì. E PD. Dobbiamo mettere l'app che disegni sulla lavagna, che era quella che abbiamo aggiunto qui. E
i device su dove si devono provare. Quindi nel mio caso iPhone 2000 corsi, perché era quello che avevamo scritto com.iPhone2000corsi.iBlackboard. Quindi submit. Sta generando il provisioning. Ora, come lo vedete, come vedete c'è qua, ma il tasto per download non c'è, perché dobbiamo rifare un refresh della pagina. E a questo punto c'è il tasto download. Quindi ci clicchiamo, eccolo qui. E ci mettiamo sulla scrivania così che ce lo troviamo subito, perché dobbiamo farci un altro passo. E andiamo sul distribution. New profile. E lo chiamiamo App Store, oppure AdHoc, se lo vogliamo solamente su alcuni device, però noi mettiamo, lo mettiamo su App Store. Che iBlackboard. Hard. In questo caso però non è iBlackboard, piccolo il tratto basso, development, ma è distribution. Distribution. E PD, sempre quella lì, l'app che disegni sulla lavagna. Submit, genera il profilo. Eseguiamo il refresh. Ci scarichiamo il profilo. Ci mettiamo insieme a quell'altro sulla scrivania. Ok, in questa fase abbiamo fatto, quindi possiamo chiudere Safari e abbiamo i nostri due provisioning. Allora, io consiglio di metterli in una cartella e di chiamarla come, la nome della, come il nome della app. E di metterla in un'altra cartella che si chiami Prob. Prob. Quindi Blackboard. Dov'è? Eccolo qui. La mettiamo in Prob. Prob. Dov'è Prob? Dove sei Prob? Eccolo Prob. Infatti vedete, c'ho iWall, iBrush e lavagna, iBaby Einstein e iBlackboard. Stessa cosa di lavagna. A questo punto apriamo tutto. Dove c'ho io la cara? Vabbè. Andiamo su Prob, iBlackboard. E questi due provisioning portal li trasciniamo sulla icona di Xcode. Ci si aprirà Xcode e l'organizer. Allora, a questo punto